Ragazzi, allora andiamo avanti con questa storia che riguarda anche Tyrone. E la prossima missione si chiamerà Pollicino, proprio qua sotto i ponti di Loop. E iniziamo la missione. Devo fare attenzione. Se lo conosco bene, Damien mi sta manipolando. Già. I suoi piani sono altri. Ok. Mi serve quella valigetta. Traccia la valigetta alla settina d'occhio di scambi. Ok, cosa conterrà quella valigetta? Ok, va seguito a piedi praticamente, stile Assassin's Creed, ho capito. Clara? Riesci a... Sì. Sì, si muove. Aspetta. Non ci credo. Che? Gli uomini di Quinn stanno facendo un numero vecchia scuola. Scambio di valigette, ma dai. Funziona davvero? Non l'ho mai visto prima d'ora. Che vogliono fare? Ingannare il CTOS? Non ce la faranno mai. Da ogni scambio. Confondono il software di rilevamento. Interessante. E dove va? Ok, aspetta un secondo. Tanto rubiamo qualche soldino. Altri soldini. Eccolo lì, vabbè, bastava fare quello. Inutile che mi fai partire il countdown. Cioè, zio, aspetta. Ok, sta andando là alla barchetta. Quindi scommetto che se ne andrà intanto e continuo a prendere soldi a caso. Allora, tanto fammi... Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi monitorare un attimo la situazione. Ah, ok. Non ho tempo adesso per ste cagate. Ok, se ne va con la barca. Lo devo seguire. C'è una moto lì, benissimo. Ok, a posto. Faranno subito un altro scambio. Ok. No. Aspetta, c'è un portino. Completo da Lucky Queen nel 1967. È quello, sicuro. Pare sia chiuso al pubblico dagli anni 80. Quanto cazzo vanno veloce con quella barca, oh? No, 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 ragazzi. Vai, alleluia, vai. 373 metri. Come li ripiglio? No, forse ce la faccio, forse ce la faccio. Forse ci si fa. Ok, li ho ripresi, benissimo. Poteva andare peggio. Speriamo di aver scelto la sponda giusta. Io intanto mi metto qui nel dubbio. Infatti continuano. Ok. Colorazione non male, eh? Per nulla. L'unico peccato è che questo gioco sia in 30 fps. Io ci provo a portarlo a 60, ma con scarsi risultati, ragazzi. Però veramente per fare l'upscale del video, cioè, ci metterebbe una vita e mezzo.
si sta arenando. Sì, ma zio, lo vedo. Ok, si è fermato là, perfetto. Trova la valigetta senza farti vedere. Sì, aspetta un attimo. Senza farmi vedere un bel dito in culo, ragazzi, Posso girarlo sto coso? No, però posso girare quello a posto. Senza farti vedere. Tanto potremmo cominciare con un bel cecchino da casa nostra. Con un bel destroyer. Ok, allora sono tutti di là. Con un bel destroyer. Oddio, quanto sei goloso. No, ma non posso. Devo aspettare che scammino la valigetta per forza. Ok, infiltrati al porticciolo per ottenere la valigia. Ok, allora. Tanto potrei fare questo. E uno. Due. Forza, vieni fuori. Non mi hanno visto e non capisco perché non lo colga. Non capisco. Dovrebbe avere una gittata incredibile sto cecchino qui. E invece no. A posto. Oh, finalmente. Ok, allora, Bastardissimo! 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 Ada sta merda umana! Ok, possiamo farci vedere, ma in realtà è meglio tenere le cose e le persone a bada. Ok, bene. Due veterani uccisi. Andiamo avanti. Anzi, torniamo là. Preso. Madonna, sto fucile, ragazzi. Mi aspettavo una gittata più lunga, a dir la verità, però, per quel che fa... Preso. La terza non va bene, però, Ok, fuori un altro.
Beh, dai, distanza così non è male. Esci fuori, dai. Forza. Ok, lo vedo. Anzi no, era un salvagente. Oh. Oh. Benissimo. Preso. Ne è rimasto uno solo. Ed è dentro. E neutralizzalo così. Così, 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 così. Non è neanche più aria vietata adesso, quindi possiamo tranquillamente andare a raccattare la valigetta senza troppi patemi. Se magari trovassi solo la strada per andarci. Ok, beh, chiaramente qui. Sì, ma si passa da dietro, forse? Sì, decisamente. Speriamo che sia la valigetta giusta. Mando la lista degli invitati. Ovunque sia l'asta, il club non correrà rischi. La sicurezza sarà tanta. Ok, cerchiamo un'identità che puoi usare. Uno sconosciuto. Qualcuno di un altro paese che non possano riconoscere. Ok. Ok, questo qui. Senti, puoi diventare un signor Pang? Direi di no. Nessun europeo. Nicholas Crispin, 32 anni. Americano espatriato. Non tornava da 12 anni. È perfetto. Oddio, ci sono scritti i suoi gusti. È uno malato. È ricco da far schifo. Mancherà a qualcuno? In che senso? Clara, se gli rubo l'identità non posso permettere che mi bruci la copertura. Non può sopravvivere. Ah, no, non credo. Mia sorella è sparita, Clara. Quindi farò tutto il necessario. Senti, se per te è troppo, puoi tirarti indietro. Lo capirei. No, va bene. A nessuno mancherà quel porco. È quello giusto. Deve ritirare la sua auto a un concessionario. Ottimo. Lo raggiungo lì. Benissimo, ragazzi. Allora, Pollicino è completata. Siamo ancora nel lato 2, che sapete che sono 15 missioni. Punto abilità ottenuto, ne ho 3. E ci faccio un cazzo. Ah, quella nave! Quella barca, guardatela! Sono lo zio di Jax. Volevo solo sapere se va tutto bene. Prima voglio sapere come sta Nicky. Non ho sue notizie da un po'. Sta sistemando alcune cose. Le serve solo un po' di tempo. A Jackson manca da morire. Almeno potrebbe telefonargli. È sempre... Potrebbe. E qui non è felice. Capisco. Riferirò. Se ha dei problemi con Jax, di qualsiasi tipo, se sparisce, oppure... Insomma, mi chiami subito. Lo farò. Lei si prenda cura di sua sorella. Sì. Ci conti. Una cosa positiva è che, a differenza di GTA, quando cade in acqua col telefono durante la chiamata, si interrompe. Qua, bene o male, no.